sia lodato Gesù Cristo. Eccoci dunque giunti, carissimi amici, a Roma. Ecco, è una tappa importante a Roma, non è la prima volta che porto a Roma la Madonna Pellegrina e siccome ho visto che porta buoni frutti, eccoci di nuovo a Roma, per grazia di Dio. Saluto con affetto tutti voi che siete qui presenti, soprattutto gioisco nel vedere che dovunque sono stato, segno molto prezioso, la Madonna ha ricevuto dei fiori sempre molto belli in tutti i posti dove sono stato. È veramente un segno dell'amore che, nonostante l'impostura della falsa chiesa che vuole presentare una versione nuova di Maria che corrisponde a quella di Gesù, Gesù uomo, e allora Maria, donna, nostra sorella nella fede, capite? E il neo-arianesimo porta anche al minimalismo mariano. Ecco, allora abbiamo ascoltato il brano del Vangelo dove Gesù dice non temere piccolo gregge. Come mi piace applicare questo al piccolo resto di Israele, che siamo noi. Ecco, io vorrei meglio che girando l'Italia mi accorgo di una cosa, che ci siete, siete tanti sparsi per l'Italia, però devo rimproverare a tutto il resto cattolico una cosa, se mi posso permettere, secondo anche quell'autorità che Paolo assumeva per sé, visto che Paolo diceva siamo folli per Cristo e voi onorati, e cioè quello che rimprovero è un certo, diciamo così, imbarazzo, che può essere anche capito, per carità, una certa passività di fronte alla insolenza, diciamo così, della falsa chiesa. Ecco, allora invece questo imbarazzo, questo atteggiamento passivo, dobbiamo superarlo. Sto dicendo, insomma, vediamoci a Milano, sconvolgiamo la falsa chiesa. Perché se tutti quelli che seguite Don Minutella, se tutti quelli che seguite su Radio Domina però, attenzione perché io voglio precisare, che seguite Don Minutella su Radio Domina e tutti quelli che insieme a Don Minutella seguite la Madonna e vogliamo riconoscere in Benedetto XVI, nonostante abbia deciso di dare le dimissioni, e riconosciamo il Romano Pontefice, mentre per essere chiari non riconosciamo liberamente e siamo chiamati a non riconoscere alcuna autorità al Cardinale Bergoglio, va bene, che se peraltro la storia darà ragione, mostrerà la storia che egli è scomunicato, come è scomunicata la mafia di San Gallo con i cardinali che hanno costretto, guardate che io oggi ho fatto un post dove citavo Monsignor Negri, va bene, magari lui potrà smentirlo questo, però c'è il video che lo dice. Spero che non faccia come ha fatto un sacerdote da queste parti, che è stato uno dei primi a dire come stavano le cose e poi ha fatto togliere tutto ciò che diceva su Bergoglio. O spero che non sia come qualche cardinale che prometteva correzioni, che prometteva entro l'Epifania certe cose e poi non si sa più bene che fine abbia fatto. Ecco, sappiate che io non mi tiro indietro, questo l'ho promesso e penso che ne abbiate conferma per quello che sto subendo. Non mi tiro indietro perché è la Madonna stessa che mi manda, va bene? Ecco, allora stavo dicendo che noi dobbiamo prendere consapevolezza che con noi c'è la Madonna. Attenzione figlioli cari, Paolo oggi dice una cosa, noi veniamo maltrattati, no? Dice così Paolo, vero? Noi veniamo considerati la spazzatura del mondo, mi pare che lo dice Paolo. Io vorrei dirvi figlioli cari, ora anche che mi sono tecnicizzato quando faccio le omelie, perché me le preparo qui, ma poi manco le guardo proprio, così, sono fatto così, pazienza, ex abundantia cordis, no? Come dice Gesù, ma veramente la predicazione è questa però, perché alle anime interessa la vibrazione del cuore, no? E Gesù dice a Santa Margherita Maria la Cocca, la santa del Sacro Cuore, no? E Gesù dice a tutti quelli che zeleranno i primi, ai sacerdoti, che zeleranno i primi 9 venerdì di mese, darò la grazia di toccare i cuori. Cioè la predicazione tocca il cuore, altrimenti non serve a nulla. Ecco. Allora, stavo dicendo una cosa molto importante, ci considerano la spazzatura del mondo, ma in realtà, figlioli cari, noi dobbiamo avere la consapevolezza, dobbiamo avere la consapevolezza che noi siamo la Chiesa Cattolica. Non è che ci stiamo andando a fondare una nostra Chiesa. Non è che noi siamo noi fuoriusciti. Nel momento in cui Amoris Laetitia permette la comunione di divorziati risposati, sono loro i fuoriusciti.
Nel momento in cui Enzo Bianchi è palesemente eretico, come anche stasera dimostrerò, perché mi dicono un po' in giro, senti, no, ma tu vai in giro adesso per portare la Madonna o per accusare e attaccare Enzo Bianchi? Tutte e due le cose, se no che ci stiamo a fare? Io lo so che i miei mezzi sono brevi, oggi ho detto alla Madonna, io ho le gambe corte, la Madonna ha detto sì, però ce le hai robuste. Perché io volevo dire questo alla Madonna. Enzo Bianchi è osannato in tutte le cattedrali d'Italia, una cosa impressionante come viene osannato dai vescovi, richiamato dappertutto, pontifica in ogni luogo d'Italia, ma è eretico. Io ho avuto modo di dimostrarlo, e siccome lui a settembre andrà ad Ars per il ritiro dei sacerdoti, e siccome vergognosamente quello che è il Vaticano, che oggi è la roccaforte dell'anticristo, pubblica una lettera di Enzo Bianchi ai preti, palesemente eretica, allora io non la smetterò di dire come stanno le cose, ma perché voi prendiate coraggio. Cioè, perché se c'è tra di voi che dice un momento, ma e che fa se poi ci scomunica Bergoglio, e se poi la falsa chiesa è così, ma che cosa volete che ce ne importi? Sono loro, anche se sono tanti, anche se hanno le parrocchie, anche se hanno le basiliche, anche se hanno le strutture, anche se hanno TV 2000 e Radio Maria, sono loro fuori dalla chiesa. Tutti quelli che stanno andando consapevolmente dietro a Bergoglio sono fuori, loro, non noi. Dice, ma noi siamo pochi, e per celebrare la messa, mi pare che però io l'avevo anticipato questo 2 anni fa circa, ce ne andremo, addio, falsa chiesa, ho detto 2 anni fa, multinazionale della vergogna, prostituta indegna che ti sei venduta ai poteri forti del mondo. Allora non lo dicevo perché mi scantavo, si dice dalle mie parti, ma peggio per loro, più mi aggrediscono e più non ho nulla da perdere, è peggio per loro, più mi attaccano così che mi tolgono, dicono loro, la dignità umana e sacerdotale, e più io sono libero di dire che quei poteri forti di cui parlavo è la massoneria, la mafia di San Gallo, i cardinali che sono cardinali perché hanno pagato. A me questo è stato rivelato non dal cardinale Tizio, dal cardinale Caio, ma avete capito? Pagano, c'è un giro di denaro per cui comprano la porpora cardinalizia. E poi ovvio che si stupiscono dall'altra parte che io dico che non c'è più lo Spirito Santo. Ma scusate, figlioli cari, qui non vale l'idea che siamo tutti dentro lo stesso calderone e ci teniamo Bergoglio come Papa e nel frattempo l'eresia dilaga. Proprio per nulla, Qui siamo in presenza di 2 modelli, dei quali uno solo è vero, va bene? L'altro, per principio di non contraddizione, è falso. Allora noi che stiamo seguendo il bimillenario magistero della Chiesa e che professiamo che Gesù Cristo è il figlio di Dio, che è persona divina, siamo nel bimillenario, come Atanasio, vi ricordate, che diceva ai cristiani al suo tempo, pazienza, loro si tengano le strutture, noi ci teniamo la fede. Per favore, dobbiamo questo averlo, lo dico qui a Roma, dobbiamo smetterla di essere così imbarazzati, intimiditi. Dio, dice Paolo, non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma uno spirito di fortezza. Quella messa lì, in unione con, non rende più presente nostro Signore Gesù Cristo. Non c'è più lo Spirito Santo nel corpo mistico, corrotto ed eretico della falsa Chiesa. Capite o no questo? Quando Lutero ha staccato via dalla Chiesa Cattolica milioni di esseri umani, di cristiani, no? Con l'eresia luterana e la riforma, e San Pio X parlava di... se non altro questo mi serve a guardare quanto tempo ancora ho a disposizione, quindi a qualcosa serve. Quando vi dicevo Lutero ha staccato via dalla Chiesa milioni di creature, San Pio X parlava di Lutero come quello che ha fatto una strage di anime. Capito? E oggi lo rivalutano. E che volete che io, che amo la Madonna, che amo Gesù Cristo, che amo la Chiesa Cattolica come mi è stato insegnato, che amo il Papa Benedetto, accetto di starmene in unione con? E peggio se da quella parte, sapete a che cosa mi riferisco, dicono non stiamo in unione con Papa Francesco, però non lo diciamo, però mentre diciamo Papa Francesco pensiamo a Papa Benedetto. No! Col Signore questi stratagemmi non valgono! Non valgono, il Signore non accetta questo, vuole che noi veniamo fuori, e anche voi smettetela di chiamarlo Papa Francesco. Chi lo chiama?
No, perché c'è chi che lo fa. Nei circoli che io giro, Papa Francesco ha detto, Papa Francesco non ha detto. Non è il Papa per noi. E guardate che la storia ci darà ragione, guardate che non stiamo giocando, con noi c'è la Madonna, il terzo segreto di Fatima è questo. La chiesa neo-ariana di Enzo Bianchi nega la divinità di Cristo. Oggi ho scritto un post, ringrazio il fatto che c'è stato un commento che vorrei citare, perché è stato riportato un passaggio della Dominus Iesus, che è un documento del 2000, a firma del cardinal Ratzinger, e già allora il tacito neo-ariano Walter Kasper non a caso ha criticato questo documento, capite? Loro è da molto che ce li abbiamo in casa, è stato un errore tollerarli, è stato un grosso errore tollerarli, ed è stato un grosso, e ora che loro sono al governo, che hanno preso la roccaforte, figurarsi figlioli cari. Ecco, guardate cosa dice, siccome io ho detto che il punto di differenza tra la chiesa neo-ariana di Enzo Bianchi, Jorge e Mario Bergoglio e la chiesa cattolica apostolica romana di Benedetto XVI è che noi professiamo quello che ci ha insegnato la chiesa in 2000 anni, che cioè Gesù Cristo è persona divina. Vi ricordate che ho fatto una catechesi qualche sera fa dalla Calabria? Ho fatto con la mano destra, significa... E questo che significa? Persona divina. E poi ho fatto con la mano sinistra così due nature. Quella divina che in quanto persona divina condivide con il Padre e con lo Spirito Santo, e quella che assume da Maria Santissima, che è la natura umana. Quindi Gesù Cristo ha assunto la natura umana, non nella natura divina come sottilmente fa credere Enzo Bianchi. Io oggi quando sono arrivato qui intorno... mi pare intorno alle 15 dall'ultima tappa, ho fatto con comodo, poi ho trovato un paio di persone che mi aspettavano e una signora mi ha detto grazie Dom, ma con un accento romano veramente molto bello, che il romano è straordinario, come secondo me il più bel dialetto, ma lo dico qui tra noi che siamo domani o dopodomani che sarò a Firenze, uno di noi fiorentini, ecco, è un po' di captatio benevolenzi e ci vuole, non fa male, ad ogni modo il romano è romano, è bello il romano. E questa signora mi ha detto Dom, ma chi le avrebbe mai capite, lei ha usato una parola molto forte, di questo Enzo Bianchi se lei non ce le spiegava? È vero, capito? Persona divina. Mentre Enzo Bianchi sottilmente nella lettera che vi ho commentata in questi giorni ai sacerdoti e in quella che adesso stasera comincerò a citarvi, è una prolusione che lui farà o ha già fatto, adesso non lo so, ad Assisi, roccaforte del più radicale progressismo. Il mondo francescano, come il mondo dei gesuiti, è tutto assolutamente luterano, neoluterano, neomodernista, non c'è più nulla di cattolico. San Francesco è diventato un povero idiota ecologista che parlava con gli uccellini e giocava con le galline, hai capito? Quando invece quello è andato in Egitto a cercare il martirio, a dire al sultano convertiti a Gesù Cristo e smettila di occupare i luoghi santi, hanno ribaltato tutto, state attenti, tenete la corona del rosario in mano, il tempo dell'apocalisse stiamo vivendo, la bestia nera, il dragone infernale lo abbiamo visto, il dragone rosso che è il comunismo, adesso c'è la bestia nera, capito? E io sono andato in giro e sono lieto di farlo, guardate, non è molto semplice andare in giro così come faccio io, senza una lira in tasca, anche se mi attaccano, perché voi dovete sapere, lo ripeto a scanso di equivoci, che io vado sui contenuti, invito a intervenire sui contenuti e questi non fanno che aggredire con le calunnie, si fa i soldi, non so, alle donne, è ricco, io so già quello che significa andare in giro con tutto quello che questo comporta, anche se grazie a Dio la provvidenza non manca mai, ma sono lì in giro a dire con gioia che Gesù Cristo è Dio fatto carne, fatto uomo, non è uomo divenuto Dio, capite? Attenti, perché questo è, perché poi mi dico, ma tu ripeti per ora tante volte questo, sì, come Enzo Bianchi è ossessionato dal dire l'enunciato eretico che Gesù Cristo è uomo, che diventa Dio, no? Ecco, allo stesso modo io dico che sono ossessionato, però positivamente, dal dire quello che la Chiesa ci insegna, cioè che Gesù Cristo è Dio divenuto uomo. Capite? Capite?
Ecco, siamo ancora in diretta, sì, tranquillamente. Bene, allora questo testo che è stato citato da una certa Campan, e la ringrazio, al numero 6 dice così: le parole, le opere, l'intero evento storico di Gesù, pur essendo limitati in quanto realtà umane, perché Gesù, in quanto Dio fatto uomo, ha adoperato il nostro, questo sì, questo lo condividiamo con la visione classica, in quanto si è fatto veramente uomo. Però guardate cosa aggiunge il catechismo. Tuttavia hanno come soggetto la persona divina. Che soddisfazione, che una prova. E poi si tengano le chiese, le basiliche, i dicasteri vaticani, le porpore, i falsi conclavi, tutto quell'apparato celebrativo, pseudoliturgico. Facciano quel che vogliono. Noi gioiamo di starcene nella verità cattolica. Hanno come soggetto la persona divina del Verbo incarnato. E adesso che ho citato questo testo, passo a cominciare a leggere quello che ho scritto oggi. Dunque, dopo la lettera ai preti, ecco un altro documento neoariano scritto il 21 agosto, oggi è il 23, quindi 2 giorni fa, per il 76esimo corso di studi cristiani ad Assisi. Lo scrive Enzo Bianchi. Abbiate la pazienza di ascoltare. Dunque, in questo documento, vabbè, se arrivava in testa era un bel colpo, eh. È arrivato il colpo tra me e la Madonna. Ecco, allora, attenti bene, figlioli cari, non vi distraete. Colpisce, mamma mia, se arrivava in testa era una bella botta. Dunque, colpisce in questa lettera che lui scrive. Per gli studi di Assisi, attenti bene, la pervicacia. Sapete cos'è la pervicacia? La pervicacia, cioè l'ostinazione cieca, come dice San Tommaso d'Aquino, che conduce alla perdizione. Il pontefice neoariano Enzo I, come lo chiama, adopera sempre le stesse categorie. Sempre le stesse categorie. Alla fine c'è la solita ridondanza di termini. Quali umanità di Gesù, narrazione di Dio. Ho spiegato nei giorni scorsi che noi non crediamo che Gesù sia venuto a narrare Dio, perché questo può averlo fatto anche Maometto, a modo suo, però lui ha pensato di narrare Dio. Buddha ha narrato Dio, Confucio, capite? Noi crediamo che Gesù Cristo ha rivelato il Padre. Che maledetti eretici, dalla idea della rivelazione del Padre all'idea della narrazione di Dio, voi lo immaginate, penso lo capiate, quale iato si crea teologico impressionante, altro che il ponte di Genova e in mezzo il baratro. Non so se mi capite. Dire che Gesù Cristo è venuto a narrare Dio, oppure dire che Gesù Cristo è venuto a rivelare il Padre, c'è un abisso di differenza. Si può dire che Gesù ha narrato Dio se si è neoariani, perché Gesù Cristo è uomo, testimone di Dio, il più grande, perché almeno questo, meno male che almeno questo lo dicono, che, e poi nei foglietti della messa è tutto organizzato, delle paoline. Le paoline io le definisco solo le paoline, sono la truppa femminile del mondo gesuita. I gesuiti sono la falange maschile, no? E le suore paoline, il mondo paolino, ma infatti la massoneria dopo il Concilio Vaticano II come dire, ha manomesso il pensiero cattolico con i gesuiti. Io ho studiato alla Gregoriana e ancora oggi alcuni mi chiedono: ma tu com'è che sei uscito da lì? Io pregavo il rosario. Però poi ha conquistato anche il mondo dei media, e sappiamo come Dodo Alberione aveva investito, no, sull'editoria. E oggi tu vai dalle Sore Paoline e non sembra più una libreria cattolica, sembra una libreria luterana. Enzo Bianchi, Walter Kasper, Bergoglio. Poi se cerchi per ipotesi Maria Valtorta o Caterina Emmerich o non so chi della tradizione cattolica, i primi 9 venerdì, questi ti guardano come se vieni da un altro pianeta. Ecco, allora Bianchi esordisce con il tema a lui caro della corporeità di Gesù come narrazione di Dio. Cioè Gesù Cristo è colui che narra Dio, e questa è eresia. Lo ripetiamo, per noi cattolici, ma non per noi quei quattro che siamo qui stasera, per la Chiesa cattolica, nonostante l'impostura della neochiesa, della falsa chiesa, per noi cattolici Gesù Cristo non ha narrato
Dio, ma rivelato il Padre. Cambia il verbo e cambia anche il nome. Narrare, rivelare Dio, il Padre. Perché se dici narrare Dio, metti Gesù nel pantheon dei grandi narratori di Dio. Se invece diciamo che non ha narrato, ma ha rivelato e non Dio, perché se dicessimo ha rivelato Dio staremmo ancora lì a giocare col neo-arianesimo. Capite che tutto si gioca sui sofismi linguistici, ma Satana è esperto in questo, eh? Capito? È subdolo. Allora, non ha rivelato Dio Gesù di Nazareth, ma in quanto persona divina incarnata e assumendo la natura umana, ha rivelato il Padre, perché anche lui è Dio. Capite la sfumatura sulfurea con cui i vostri amici che affollano le chiese, imbavagliati, indottrinati dalle immagini mediatiche di Enzo Bianchi e Bergoglio, bevono il veleno? Ecco. Dunque, guardate cosa dice Enzo Bianchi, la scritto due giorni fa, quindi è proprio recidivo, è proprio pervicace. La corporeità è il luogo essenziale della narrazione che rende l'umanità di Gesù di Nazareth sacramento di Dio. Voi trovate tutti... Guardate, io ho imparato questo linguaggio grazie a uno dei suoi delfini, che è Corrado Lorefici a Palermo. Questi parlano, sembrano giocolieri. Avete presente? A Palermo c'è un posto dove al semaforo c'è un tale, che è molto bravo però, che gioca coi birilli, aspettando proprio... diventi il verde e poi fa un po' di soldi. Ecco, loro giocano con le parole. Ma avete visto che linguaggio forbito, elegante, bello, commovente, vibrante, ma eretico, e ve l'ho dimostrato poco fa. Andiamo avanti. Aggiunge: il linguaggio di Gesù, e in particolare la parola, ma poi i sensi, lo sguardo, eccetera, le emozioni, i gesti, gli abbracci e gli sguardi, le parole intrise di tenerezza e le invettive profetiche, le pazienti istruzioni e i ruvidi rimproveri ai discepoli, la stanchezza e la forza, la debolezza e il pianto, la gioia e l'esultanza, i silenzi e i ritiri in solitudine, le sue relazioni e i suoi incontri, la sua libertà e la sua parresia sono bagliori. Sentite un po' di che cosa vediamo? Vediamo se cambia registro. Dell'umanità di Gesù, ma ma è proprio ossessionato questo qui. Capito? Ha problemi seri dell'umanità di Gesù, che si sente tutto se parlate, si sente, siamo in diretta, che i Vangeli, anche perché nell'omelia non si può intervenire, mica è, che i Vangeli ci fanno intravedere attraverso la finestra rivelatrice opaca dello scritto. Sono riflessi luminosi tutti questi aspetti dell'umanità di Gesù che consentono all'uomo di contemplare, attenti bene, qualcosa, tutti questi gesti di Gesù ti permettono di contemplare qualcosa della luce divina. Notate il linguaggio sulfureo, ambiguo, no? Ambiguo. Adesso sono io che dico. L'argomentazione, ancora una volta, apparentemente vibrante, persino a tratti commovente, di Enzo Bianchi nel modo di descrivere Gesù, nasconde l'insidia neo-ariana. Infatti Gesù è un uomo, come tutti noi. Nel registro descrittivo di Enzo Bianchi non c'è nulla che sottolinei la sua identità divina. L'unica concessione che offre qual è? Al limite che ci sono, attenti bene, riflessi che permettono di contemplare qualcosa della luce divina. Riflessi che... ma qui cambia completamente la prospettiva anche di approccio ai Vangeli. Ma guardate che è tremendo, e ancora ci sono quelli che vanno in unione con Papa Francesco e dicono che lì... allora, se lo Spirito Santo non è persona divina, allora oltre che neo-ariano siamo neo-pneumatomachi, cioè combattiamo anche la persona divina dello Spirito Santo. A parte il fatto che i neo-ariani sono anche neo-nestoriani, perché notate, chi è neo-ariano, cioè nega che Gesù Cristo è Dio, è anche neo-nestoriano. Nestorio diceva che Maria non è la madre di Dio. E notate come Enzo
Bianchi parla della Madonna, non ne vuole parlare mai, ma quando ne parla non fa che offenderla. La offende proprio, capito? Ecco, ma Gesù Cristo, figlioli cari, non è venuto sulla terra per offrire come fosse stato uno dei tanti profeti dell'Antico Testamento alla maniera di Mosè. Di Mosè si può dire che ha offerto riflessi della luce divina, no? Di Geremia, di Elia. Ma di Gesù Cristo non possiamo dire noi cristiani che ha offerto, forse vi sto stancando, ma insomma vado per... No, meno male. Che ha offerto riflessi della luce divina. Gesù Cristo non è venuto sulla terra mediante il dogma, come sappiamo, dell'incarnazione, non della narrazione, perché appena appena scorgessimo qualcosa di Dio. Al contrario, Gesù Cristo è la pienezza della rivelazione di Dio. Non andate ad Assisi, non andate ad Ars, venite qui nella vera Chiesa. Come dice San Paolo, in Cristo abita, cito San Paolo, corporalmente tutta la pienezza della divinità, pleroma in greco. Nel corpo di Cristo abita non un riflesso, ma stanno riscrivendo tutto. Non è un riflesso la vita di Gesù di Nazaret, di Dio. In lui abita corporalmente, Colossesi 2:9, corporalmente tutta la pienezza della divinità. E non è che quando noi diciamo queste cose ci andiamo a fondare una chiesa minutelliana, perché oggi, siccome tutti hanno capito l'imbroglio di Bergoglio e della falsa chiesa, della neochiesa, della chiesa stravagante, state attenti che in giro ci sono realtà che Satana adopera, perché a lui interessa il bottino. A Satana, a questi qui poi li vomiterà, anche a questi qui della falsa chiesa, capito? Interessa il bottino. Allora ci sono i tizi, i cai, i simproni, chi può capisca, che fondano nuove chiese, nuove realtà, perché vedono che Bergoglio non va bene e si creano i loro pontefici, i loro apparati, le loro cose. Noi non stiamo andando a fondare proprio nulla, diciamo esattamente il contrario. Sono loro che hanno fondato una nuova chiesa, come aveva detto Caterina Emmerich. Noi rimaniamo nella Chiesa Cattolica, pochi, però per favore motivati, non così smarriti come vedo in giro per l'Italia. Ancora, in questo modo Enzo Bianchi palesemente sconfessa la Sacra Scrittura, ma nessuno evidentemente se ne accorge. Io vorrei lanciare qui da Roma un appello al Santo Padre, Benedetto XVI. Chiedo alla Madonna, ci fosse qualcuno dell'entourage di Benedetto XVI, come io spero, che ha il compito di ascoltare quel che dico, di seguire diciamo, i risvolti anche a distanza del sottoscritto, che passa per matto, che vogliono capire dove arrivo, dove para questo. No, è tipico del mondo dei preti, soprattutto dei gerarchi nella Chiesa. Vediamo dove para, no? E poi piangono le conseguenze, l'abbiamo visto col terzo segreto, perché ora voi siete così disorientati per colpa dei papi, cui la Madonna, non Don Minutella, aveva chiesto dagli anni 60 di rivelare il terzo segreto affinché fossimo preparati a quello che stiamo vivendo, e non l'ha fatto. Ed ecco perché siamo così preparati. Io chiedo al Santo Padre che intervenga. Sarebbe molto bello che Benedetto XVI, attraverso uno dei suoi collaboratori, dicesse che almeno diciamo cose giuste sui contenuti, no? Sui contenuti. Perché poi intervengono dall'altra parte solo per, come sapete, denigrare. E chissà che cosa si inventeranno, quali storie, sono capaci di tutto da quella parte, per colpire Don Minutella nell'immagine. Meno male che la mia vita è sotto gli occhi di tutti, non fosse altro che sto sempre in viaggio. Ecco. E allora ritorna poi, e concludo, perché poi io non li concludo mai queste lettere qui. Ieri dovevo concludere le ultime due ricadute. Poi, siccome sono caduto oggi io mentre salivo le scale, ho detto vabbè, una me la sono magnata io. Ritorna poi l'assillante concetto dell'evangelizzazione da parte di Gesù. Sapete che Gesù è venuto a evangelizzare? Sì, sapete. Ma sai chi è venuto a evangelizzare Gesù? Dio. Eh sì, lo dice Enzo Bianchi, e quindi dobbiamo crederci. Enzo Bianchi in questa lettera dice che Gesù di Nazaret, Cristo non lo dice spesso, ogni tanto per far finta che è, capito? Ogni tanto è lo stile di Bergoglio, della rana bollita, no? Il criterio della rana bollita, ti mette in acqua fredda e poi piano piano cuoci. Gesù è venuto a evangelizzare l'immagine di Dio. Guardate cosa scrive: l'alterità e la trascendenza di questo Dio lontano
sono state evangelizzate da Gesù e tradotte in linguaggio e in pratica umana. Se no non avete capito niente. E aggiunge, è la pratica della umanità di Gesù che narra Dio e che apre all'uomo la via per andare verso Dio. Quindi Gesù di Nazareth è uno che si trova a morire sulla croce per due motivi. Perché narra Dio e perché apre una via per andare verso Dio. Non dice verso il Padre, ma verso Dio. Se il soggetto di cui parliamo è Dio lui, non puoi dire che uno che è Dio apre una via verso Dio. Principio di non contraddizione. Se Gesù Cristo è Dio, non puoi dire che egli apre una via verso Dio. Casomai dici apre una via, se è Dio, verso se stesso. Oppure dici, come ci si aspetterebbe, verso il Padre. No. Questo Enzo Bianchi non lo dirà mai. Quando parla di Gesù che narra, di Gesù che apre una via, dirà sempre Dio, non il Padre. Perché dicendo il Padre è costretto a far credere che crede anche lui, che lui è Dio. È chiaro finora? Ebbene, aggiunge Enzo Bianchi, Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio unigenito lo ha raccontato, ha rivelato una volta per tutte in modo ultimo e definitivo. Per questo motivo è sempre lui che parla. Il cristianesimo esige che Gesù sia conosciuto attraverso la sua vita narrata. Solo attraverso questa conoscenza potremo giungere alla fede in Dio. Osservate attentamente anche qui. Sembrava un discorso anche questo innocuo, no? Inoffensivo. Ecco, io vi svelo la verità. Anzitutto Enzo Bianchi ancora una volta cita il prologo di Giovanni. Avete sentito? Giovanni 1,18, che dice Dio nessuno l'ha mai visto, il figlio unigenito, aggiunge Giovanni, virgola, che è nel seno del padre, virgola, lui lo ha rivelato. Il figlio unigenito, il figlio unigenito, che è nel seno del padre, lui lo ha rivelato. Bene, allora, ancora una volta Enzo Bianchi cita questo testo, che usa spesso evidentemente per i suoi scopi, cioè l'idea che Gesù sia venuto a narrare Dio, peccato che chissà perché dimentica di citare l'espressione del versetto per esteso, sempre così, omette sempre che è nel seno del Padre. Andate a fare questa ricerca e vedrete che ho ragione. L'espressione il figlio unigenito che è nel seno del Padre, chissà perché la omette, mette solo che è venuto a raccontare Dio, perché gli interessa il verbo, per avallare l'idea che Gesù narra Dio. Ma se però dici che il soggetto che narra Dio è l'unigenito figlio di Dio, che è nel seno del Padre, stai dicendo che lo rivela, e lui non lo vuole dire. Ecco perché lo omette, questa è azione disonesta. Come facevano gli eretici di una volta, guardate che Enzo Bianchi sta nel pantheon dei grandi eretici, vi assicuro, non sto dicendo cose folli, un giorno la storia mi darà ragione, come con tutti i matti della storia. Enzo Bianchi sta con Lutero e Ario, non ho dubbi su questo, soprattutto perché inganna la gente con questo linguaggio così. Inoltre, Giovanni, nel prologo, non dice che Gesù è venuto a rivelare genericamente Dio, ma dice il Padre, il testo greco è chiarissimo, o pater in greco, il padre, non o teos, cioè Dio. Il termine non è teos in greco nel prologo, avete scritto in greco, cioè Dio, ma il termine è pater, che vuol dire il padre. Gesù Cristo, in quanto figlio di Dio, infatti, rivela il padre non in modo generico, come farebbe un profeta, un grande testimone, ma infatti è Corrado l'Orefice, Delfino di Bergoglio e Enzo Bianchi a Palermo, scrive un documento dove parla di Gesù testimone delle viscere della misericordia di Dio. No? È tutto un impianto neo-ariano eretico coerente, e questo è l'altro aspetto importante. Evidentemente imbarazzato dal prologo giovanneo, Enzo Bianchi cita sempre Giovanni 1,18. Peccato che gli sfugga che quattro versetti prima, evidentemente deve avere problemi di vista, Enzo, non è solo un problema di vista, uno vuole essere buono, Enzo Bianchi fai una buona visita oculistica, perché quattro versetti prima, Giovanni 1,14,
si legge nel prologo, è il Verbo si è fatto carne. Voi state certi, Enzo Bianchi, la prima parte del prologo non la tratterà mai. E se dovessero dirgli che c'è scritto nel Vangelo, gli verrebbe in soccorso il generale dei gesuiti, padre Sosa, dicendo non c'erano i registratori. È come quindi se il prologo di Giovanni iniziasse solo al versetto 18, peraltro non per intero, ma solo quella parte che gli interessa, quando in realtà al versetto 18 si conclude. La conclusione cui perviene l'eretico piemontese è del tutto una bestemmia, che però passa inosservata. Io ho un grande dolore, Fioricari, anche se mi faccio forza perché con me c'è la Madonna, perché mi vedo solo, con pochi mezzi, vedo che, come ho detto, ho le gambe corte, vorrei lui va dappertutto, e poi pensano che la mia sia invidia. Avete capito dall'altra parte cosa dicono? Sei invidioso di Enzo Bianchi, ma quale invidioso? Io penso alla vita eterna, non vorrei essere al suo posto. Io penso quando devo comparire davanti al Padre Eterno, quando viene il momento della cassa integrazione, anzi della liquidazione, capito? Altro che storie, però veramente vorrei avere più possibilità. Adesso mi hanno detto oggi da Palermo, che tengo i contatti con la mia realtà, ovviamente, che oggi ha messo già le telecamere, stanno piazzando per TV Domina, però cosa volete? Non abbiamo soldi, non abbiamo mezzi, non abbiamo strumenti. Questi qui invece da questa parte, siccome devono distruggere la Chiesa Cattolica, hanno tutti gli strumenti a disposizione, circola con grande mio dolore, circola mentre vedo i preti assolutamente assenti. È possibile che su 35.000 sacerdoti, parroci in Italia, solo l'8%, scusate, solo lo 0,1% si rende presente e esce fuori allo scoperto? Oggi ho letto di un sacerdote, non so se è vero, che negli Stati Uniti d'America si sta dando un grande affare, a New York mi pare, proprio per aprire gli occhi alla gente, ecco. Ecco, allora vorrei concludere, la conclusione cui perviene Enzo Bianchi è del tutto una bestemmia, figlioli cari, che ci seguite anche attraverso Radio Domina, che però passa inosservato dal momento che il silenzio complice della gerarchia ha creato una sorta di impunità ecclesiale. Ho trovato questa espressione, no? Non so se vi piace. Ho pensato a Enzo Bianchi, ho detto c'è una impunità ecclesiale, come c'è l'impunità parlamentare, c'è ancora? C'è ancora l'impunità parlamentare, pare di sì, c'è una impunità ecclesiale. Enzo Bianchi è garante di se stesso. Ecco, leggete cosa è capace di scrivere, guardate dove la bestemmia. Ritengo sia un grave rischio per i cristiani quello di deificare Gesù. Diabolico. È Satana che parla. Rileggo, per favore, non sto dicendo cose mie. Trovate il testo su Avvenire. Questo è quello che i vescovi si azzuffano per invitarlo nelle cattedrali. Verrà l'ora in cui potrò andare io nelle cattedrali, io no, ma qualcuno che prende il mio posto più bravo e più elegante di me, per consacrare di nuovo queste cattedrali, mi viene da piangere, profanate. Ritengo sia un grave rischio per i cristiani quello di deificare Gesù prima di conoscerne la concreta esistenza umana. E dunque il Concilio di Nicea 325, che dice che Gesù Cristo è della stessa sostanza del Padre, ha fatto la deificazione di Gesù Cristo o no? Il Concilio di Costantinopoli il 381, Dio da Dio, luce da luce, ha fatto la deificazione di Gesù Cristo o no? Il Concilio di Calcedonia, una persona divina, due nature umane, 451, ha deificato Gesù Cristo o no? Come pure il Catechismo e il bimillenario Magistero della Chiesa, che hanno sempre sottolineato che Gesù Cristo è persona divina, che si incarna nel grembo di Maria e che è la natura umana ad essere assunta, non quella divina, ecco, d'un colpo, con Enzo Bianchi, tutto questo patrimonio diventa un grave rischio. Amici cari, il grave rischio è un altro. Il grave rischio, se noi continuiamo a far finta di nulla, se non andremo a Milano tutti insieme, se non sarà venuta l'ora di capire che dobbiamo aggregarci, che dobbiamo stare uniti, che dobbiamo fare l'unione, perché l'unione fa la forza a noi. È un compito grave, però meraviglioso. Ed è questo. In questo tempo di impostura,
analogo soltanto a quello del III secolo con Ario e del XVI secolo con Lutero, in questo tempo di postura a noi, piccolo resto cattolico mariano, è data la grazia di conservare la professione di fede. Tu, come Pietro, con Pietro, ma con Pietro,